devo riaccendere la videocamera. Allora, adesso qualcuno viene a salvarmi oppure no? Sto arrivando, Sara! Tieni duro! Papà! Non riesco a muovermi! Aiuto! Non si preoccupi, c'è Norman Man qui! Norman! Smettila di sognare, tu non sei un vero supereroe! Io corro a chiamare Sammy il pompiere! Aiuto! Oh, un incidente sulla spiaggia! C'è stato un incidente sulla spiaggia! Ci vorrà la guardia costiera! Prendi la lancia con Penny! Papà, sempre il pompiere starà per arrivare! Aiuto! Eccolo! È arrivato! Urrà! Urrà per Sam! Che cosa è successo, Charlie? Ciao, Sam. Ecco, niente di serio. Ho solo urtato uno scoglio e sono caduto in acqua. Sono rimasto impigliato in una nassa, ma posso farcela. Oh, no. Adesso mi tuffo a dare un'occhiata. Certo dovevi andare veloce quando hai urtato contro lo scoglio. Non lo so. Io volevo solo fare l'eroe. Si chiama un'azione da veri eroi! Urrà! Evviva! Fantastico, bel lavoro! Guarda, Leone, lo vedi? Il tuo eroe è in TV! Io mi sento così in imbarazzo! Mai quanto me, quando oggi ho scoperto di non avere più la tenda del bagno! Aspetti, adesso viene la parte migliore, guardate! Saluti da Norman Man, sono un eroe anch'io! Norman ti prende. Aspetta, Mandy. Io sento qualcosa. Non essere sciocco. Quello è il furgone di mio padre. Aiuto! Papà! Papà, ma cosa è successo? Stai bene? Io chiamo Sammy il pompiere. Mike Flood ha avuto un incidente. Sembra sia rimasto intrappolato nella trattoria del pesce intero. Incidente alla trattoria del pesce intero. C'è una persona intrappolata. Chiamiamo l'infermiera Flood. Potremmo avere bisogno di lei. D'accordo, Sam. Tranquillo, Mike. Ti tireremo subito fuori da lì. Meno male. Sta attento, Sam. Non devi muoverlo. Devi prima immobilizzarlo. Potrebbe avere delle lesioni alla schiena. Sam, ho portato questa per tirarlo su da lì. No, Elvis. Non possiamo usare la sedia. Purtroppo non ci sono più le scale. Dovremo usare la barella. Sì, certo, la barella. Piano, piano adesso. E
Entro 3 settimane al massimo, il braccio tornerà come nuovo, tranquillo. Guarda chi è venuto a trovarti, papà! Oh, sta giù! Sta giù, insomma! Allora è un cane da salvataggio o no? Oh, va bene, d'accordo, è un cane da salvataggio. Avevi ragione, Mandy. Radarà una marcia in più, oh yeah! Radarà una marcia in più, oh yeah! Radarà una marcia in più, oh yeah! Radarà una marcia in più! In cucina io sono il re, lo stufato lo preparo da me. La carota ci va di più, ma la cipolla non la voglio più. Allora, Cridlington, come procedono i preparativi per la cena? Niente di bruciato, spero. No, ho appena messo a bollire lo stufato. Sarà pronto tra un'ora al massimo. Molto bene, la prevenzione stimola l'appetito, lo sai? Oh, e questo cos'è? Il capitano Steel! Norman Price! Fermo! Dove credi di scappare? Niente male come modello, però. Norman! Salve, Sam. Allora, come vanno le tue ultime creazioni? Malissimo. A Ponti Pandi gli aeroplanini di carta non piacciono a nessuno. Fulmini fiammeggianti! Il telefono! Presto! Qui pronto intervento. Che cosa posso fare per lei? Al fuoco! Al fuoco! Un incendio nella nostra cucina! Sam! La nostra cucina va a fuoco! Presto! Un incendio nella nostra cucina? E com'è possibile? Chiudi subito il rubinetto del gas. Rubinetto chiuso. Elvis Cridlington! C'era un estintore proprio accanto all'uscita di sicurezza. Mi dispiace, ma non ci ho pensato. E il mio stufato? Oh! Ti era già capitato di bruciare la cena, ma non così. I pompieri dovrebbero spegnere gli incendi, non provocarli, e poi proprio nella giornata della prevenzione. Io non so come sia successo. Questa qui potrebbe essere una spiegazione. Forse quell'aeroplanino potrebbe dirci chi è il responsabile. Ah, sì, è una lettera. E c'è un nome qui. Egregio Capitano Steel. Io... Oh, egregio Capitano Steel. Allora è stato lei. No, non è vero. È stato Norman. Norman Price. Oh, mi dispiace. Oh, ecco fatto. A questo punto possiamo anche iniziare a cucinare. Quello che ci serve è una pentola e qualcosa da metterci dentro. No! Al fuoco! Trevor, l'intera foresta sta andando a fuoco! Presto! Torniamo al pulmino, subito! No, Dilys! Da questa parte! Da questa parte! Vieni qua! Aiuto! Chiamate Sam il pompiere! Oh, un incendio sulla montagna di Ponti Pandi? Incendio sulla montagna di Ponti Pandi! Sarà meglio avvertire Tom! Pronto, Tom! Stiamo arrivando! Abbiamo saputo dell'incendio scoppiato sulla montagna di Ponti Pandi! Sei sicuro, Sam? Comunque, d'accordo. Vi aspetto qui. Che strano. Eppure non vedo fumo.
l'incendio che hai visto. Eccolo, è laggiù. Ci sono ancora le fiamme arancioni che divampano tra gli alberi. Oh, 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 oh cielo. Mamma, ma quello è solo il tramonto. Norman Price, se tu non avessi cercato in ogni modo di spaventare tua madre, tutto questo non sarebbe mai successo. Continua così e io ti porterò subito a casa, è chiaro? Mi dispiace, Trevor. Scusa, mamma. Ti prometto che non cercherò più di spaventarti. Molto bene. Ora sarà meglio che chiami la caserma e gli dica del falso allarme. Oh, che cosa? Un falso allarme? Ehi, sentite, ragazzi! E ragazza! Falso allarme! Non c'è nessun incendio! Ripeto, non c'è nessun incendio! Era un falso allarme, Elvis. Rientriamo. Ecco l'incendio. Devo immediatamente avvertire Sam. Pronto? Pronto, Sam, sono io. Ho localizzato l'incendio. Fate presto. Sì, Tom, stiamo arrivando. Tu aggiorna immediatamente il capitano Steve. Norman Price, devo forse ripeterti che queste tue storielle non sono divertenti? No, no, non sono storie, è vero! Venite a vedere! Oh, santo cielo! Cosa ho fatto? Non avrei mai dovuto lasciare incustodito quel fuoco! Tom Thomas chiama Sam! Sono appena decollato! Dove siete? Siamo sul posto, Tom! Penny, Elvis, portate gli idranti! L'incendio è troppo lontano perché si possa spegnerlo con gli idranti. Dovremo usare le pale e gli estintori. Non preoccuparti, ho già riempito il serbatoio dell'acqua. Lo spegnerò dall'alto. Mi piacciono questi ventagli. Oh, mi dispiace, Sam. Non avrei mai dovuto lasciare il fuoco acceso senza controllo. Forse gli hai dato troppo da mangiare, Tom. Ciao! Non è possibile! Sei tornato! Evidentemente si trova molto bene qui. E poi tu non salvi solo le persone, giusto? Bravo, Tom! Aiuto! Aiuto! È tutto inutile, Mandy. Non può sentirci nessuno da qui. E se chiamassi Charlie? No, è troppo lontano, Mandy. È impossibile che ti senta. Aiuto! Aiuto! Radar? E chi c'è con lui? Oh no! Qui pronto intervento, che cosa posso fare per lei? La prego, è un'emergenza! Chiamate subito Sam il pompiere, per favore! Norman Price precipitato sulla scogliera! Questa è una missione per il soccorso alpino! Io prendo l'elicottero, Sam. Ci vediamo lì. Tranquillo! Norman, adesso tu dovrai fare molta attenzione a tutto quello che ti dirò, d'accordo? Va bene! Pronto, Tom? Qui ci servirà una doppia imbracatura. Ricevuto! Tieniti pronto, la sto già calando! Dammi a sentire, Norman! Adesso io ti passerò un'imbracatura! Presa! Ora devi farla scivolare sopra la testa, in modo che ti finisca sotto le ascelle.
Io ho capito, Sam, ma lei si occupi di radar, per favore, d'accordo? Norman! Adesso devi indossarla come ti ho spiegato, hai capito, Norman? Mi dispiace, io pensavo di sapere quello che facevo, ma non era così. Non importa, sta tranquillo. Tiraci su, Tom! Ecco qua, Norman. Una bella cioccolata bollente per riscaldarti. Siamo stati fortunati che ci fosse anche Radar. Lui è un cane molto intelligente. Ha cercato di impedire a Norman di oltrepassare il cartello. Mi scusi, Sam. Lei ci aveva avvertito, ma... Allora, l'avete vista poi l'Aquila Reale? È altro negozio in città. Ma... mamma, non abbiamo un altro Babbo Natale in magazzino? No, Norman, purtroppo quello era l'ultimo. Non puoi ordinarne un altro? Ormai manca solo una settimana a Natale. Non arriverebbe mai in tempo. E tu di che si tratta di un'emergenza? Aiuto! Questa è un'emergenza! Io dicevo soltanto così per dire. Mamma! T'avvertite, serve il pompiere! Incendio al supermercato di Dilis? Incendio al supermercato di Dilis! Sam! Ha chiamato la signora Price! E c'è anche un uomo in mare nella baia? Aspetta, Sam! Che succede? C'è un altro allarme. Sembra che ci sia un uomo in mare nella baia. Ci mandi Penny con la lancia. Sì, buona idea, Sam. Penny? Vado subito, signore. Incendio di natura elettrica, quindi dobbiamo prima di tutto togliere la tensione da quella parte. Vado subito! Tranquilla, l'incendio è stato spento ed è tutto sotto controllo. C'erano troppe spine su una sola presa, ecco dov'era il problema. Elvis ha ragione, Dilis. Devi sapere che è molto pericoloso sovraccaricare le prese. Bisognerebbe sempre evitare. Io ho provato a dirtelo che c'erano troppe luci, ma tu hai continuato ad insistere e insistere ancora. Scusa, mamma. Guardate chi stava nuotando nella baia! L'uomo in mare era proprio Babbo Natale! Oh, evviva! Avrò anche perso tutte le decorazioni, ma almeno ho ritrovato il mio stupendo Babbo Natale! Adesso me lo riprendo perché voglio metterlo sul tetto! Sul tetto? Ma scusa, quei pupazzi non andrebbero messi in giardino? Che cosa ti avevo detto, Norman Price? Ma dai, mamma! Norman Price? Io credo sarebbe il caso che Babbo Natale ci aiutasse a ringraziare questi vigili per quello che hanno fatto per noi. Se l'allarme inizia a suonare, Sam sa sempre cosa fare. Se nei guai ti caccerai, sempre Sam tu troverai.